Dio promette di prendersi cura di noi completamente, totalmente, perfettamente. È il suo scopo. Perché questa promessa si realizzi, anche noi dobbiamo fare la nostra parte, amare Dio. Nel suo grande amore, Dio non cessa di essere buono con chi non lo ama. Tuttavia, chi lo ama gli permette di andare ancora più in profondità con il suo amore. E sappiamo che tutto coopera per il bene di coloro che amano Dio, di coloro che sono chiamati secondo il suo piano. Romani 8:28. Amare Dio completamente, non solo a metà a seconda dell'umore della giornata, fa parte di uno dei due più grandi comandamenti. Solo quando un vento contrario soffia nelle nostre vite, amare Dio con tale intensità può sembrare impossibile e al di là delle nostre forze. Cosa significa veramente amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze? Amare Dio con tutto il cuore è amarlo con onestà, come si ama il proprio coniuge, con tutto il cuore. Anche quando non comprendiamo tutti i suoi modi, possiamo amarlo con cuore che dice «Sì, ti seguirò e mi fiderò di te». Anche quando ci sentiamo impotenti, possiamo amarlo con un cuore che dice «Io sono della mia amata e la mia amata è mia». Egli nutre il suo gregge tra i gigli, Cantico dei Cantici 6:3. Amare Dio con tutta l'anima è amarlo considerando la sua presenza, affezionandosi a Lui. Il Signore è l'unico che può soddisfare completamente la nostra anima. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e comparirò in presenza di Dio. Salmi 42:2. Amare Dio con tutti i nostri pensieri è amarlo volgendo la nostra mente verso di Lui. Quando la nostra testa è piena di ogni genere di pensieri negativi, Dio ci dà la forza di riorientarli verso di Lui e verso la sua bontà. Penso a te sul mio letto. Medito su di te durante le veglie notturne. Salmo 63:6. Amare Dio con tutte le nostre forze è anche amarlo con perseveranza. Quando la stanchezza si insinua nella nostra vita quotidiana, quando ci stanchiamo del nostro amore, Dio viene a ricordarci che solo Lui ci ama con amore eterno. Dio si prenderà cura di tutto per te. Tutto quello che devi fare e puoi fare è amarlo con tutto il tuo cuore, affinché non diventiate indolenti, ma imitate coloro che per fede e pazienza ereditano le promesse. Ebrei 6:12. Dio conosce le tue debolezze e le tue mancanze, ma l'unica cosa che conta veramente per Lui è che ti tieni stretto a Lui. Grazie di esistere. Eric Sellerier.